Bentornati e bentornati amici e amiche di RBS. Siamo a Saluzzo, nel contesto meraviglioso dell'ex cortile della caserma Musso, ora il quartiere, una delle sedi di Uvernada 2022. Da oggi, da venerdì 28 di ottobre fino a lunedì prossimo, tanti appuntamenti che stiamo presentando con i nostri ospiti. Abbiamo parlato poco fa con l'assessore Andrea Momberto, con Alberto Della Croce della Fondazione Amleto Bertoni, e abbiamo qui con noi in questo momento coloro che hanno aperto ufficialmente questo speciale Café Bleu da Saluzzo per Uvernada 2022, due componenti dei Lupi Tacas, Luca e Daniele. Ciao ragazzi, ciao Luca, ciao, 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 ciao a tutti. Ciao. Io inizierei con te, Luca, per presentare i Lupi Tacas. Questo è il disco uscito, quando è uscito? 2019? 2019, sì, è un disco fatto in casa, l'abbiamo registrato. Che bello, come le ricette, quelle che sì, si esatto. Fanno in casa, che bellezza. Sì, proprio homemade. Pite Garda. Sì. Pite Garda è il nome dell'album di un pezzo e significa stai alla larga, che era una frase che mi urlava la zia del Ciaslar, che il Ciaslar è una borgata. Cos'è? È una borgata che è presente in diverse vallate e che in pratica mi diceva stai alla larga dai bar, e la storia racconta di come hanno cercato di tenermi lontano dai bar mia mamma, che mi ha mandato a scuola, mia nonna mi ha mandato a catechismo, poi sono andato a cercare mio nonno e l'ho ritrovato al bar e tanto bene ci siamo stati. Ok, quindi c'è tutta una storia che viene raccontata in questo brano, uno dei sei brani presenti in questo disco, che dove possiamo trovarlo, tra l'altro i vostri concerti, nostri concerti e tutte le piattaforme digitali, anche digitale. Fa un po' effetto, Daniele, in digitale la lingua e la cultura occitana, ma anzi è assolutamente un valore, perché significa e conferma quanto sia davvero dinamico e attivo questo mondo occitano, e anche evidentemente la musica. Lupi Tacas, io vi ricordo che eravate dei boccia in piemontese, ragazzi, eravamo in un altro contesto, in quelli di Cavour, per un'altra manifestazione. Quando siete nati? Quando avete iniziato, insomma, a suonare insieme come Lupi Tacas, Daniele? Ok, come ovvio che sia, siamo qui per il decennale, quindi 2012, però già la nostra formazione ha subito delle piccole variazioni, cioè nel 2013 è entrato Davide Bagnis, componente, sì, praticamente batterista. Sì. È indispensabile, poi sono entrato io nel 2017 e l'anno scorso Anna Damiano. Comunque già il discorso anche del digitale che facevi ci porta a vedere come noi dobbiamo comunque evolverci, cioè noi stiamo cercando di riunire il nostro repertorio tradizionale e mischiarlo anche con influenze esterne, come sono state anche i Ludelfin. Ci abbiamo già provato anche un po' in questo disco, però in futuro potremmo già arrivare con nuovi esperimenti e contaminazioni. Daniele, tu da quale valle arrivi? Da dove vivi? Io in quella praticamente meno influenzata, cioè nella Valle Pesio, che dove rimane? Dov'è? È più vicino a Mondovì, per chi okay. potrebbe pensarlo. Mentre tu, Luca, dove? Io arrivo da Dronero Valle Maira. Mm-hmm. E diciamo che è a metà tra le valle occitane. Okay. E gli altri ragazzi più o meno sono vicini? O Copriamo la Valle Grana, copriamo la Valle Stura, copriamo la Valle Colla. Praticamente tutte le valli. E come fate a provare? Dove vi trovate? Ci troviamo a casa del batterista. Ah, perché okay. è quello che deve spostare più roba. Giustamente. Avete anche, insomma, abbastanza centrale. Di solidarietà al batterista Davide. La lingua, la cultura e la musica occitana nel vostro progetto, 10 anni, come abbiamo anche ricordato all'inizio e come giustamente ha anche sottolineato Daniele poco fa, 10 anni di Lupi Tacas. Lupi Tacas chi è? Che cos'è? Allora, Lupi Tacas è la traduzione occitana del termine picchio, che è un animale che è presente nelle nostre vallate. Eccolo. Esatto, proprio lui. Si può ascoltare, si può vedere molto facilmente. Il fatto che noi ci chiamiamo in quel modo deriva dal 2012, quando avevamo fatto tutte le prove con Sergio Berardo, che ci ha uniti, ci ha fatti conoscere. Finite le prove, siamo andati a fare una cena di inaugurazione e in quel periodo io ero fissato con l'osservazione di questi uccelli. Bello. Questi e quindi
E quindi sono mi ero ricordo come se fosse ieri, sono andato da Sergio e gli faccio: ma come si traduce il picchio in occitano? E lui mi fa Pitagas, e da quel momento mi sono innamorato di questo nome. Lu Pitagas con Pitegarda, il disco che abbiamo presentato e che presenteremo ancora, chi lo sa, in altre occasioni, 6 canzoni, un disco che ha un marchio importante, quello di Occitamo, quindi il festival che abbraccia insomma tutti i mesi estivi, e arriva appunto questo evento finale dell'Uvernada. I vostri appuntamenti, il vostro impegno qui all'Uvernada, dove e quando suonerete? Questa sera ci trovate qua in Caserma Musso a Saluzzo. A che ora? Alle 21.30, dopo lo stage di Daniela Mandrini. Di danza. Ok, quindi un concerto e a full band, immagino. Full band, sì. Full band, dire full band in occitano, insomma, suona un po' così, diciamolo. L'ultima considerazione prima di lasciarvi suonare riguarda appunto le possibili nuove strade per la musica occitana che voi rappresentate, perché Sergio Berardo giustamente ha visto lungo, ha una visione in avanti, lo salutiamo tra l'altro Sergio e lo ringraziamo ancora, e ha visto in voi evidentemente la possibilità di poter suonare, di poter portare avanti questo vostro lavoro. Siete arrivati a 10 anni, Lu Dalfin 40, voi 10 anni, dove pensate di andare? Immagino stiate preparando delle nuove canzoni, perché questo è un disco del 2019, ci sono buone possibilità, altre possibilità, riuscite a vederle e a scoprirle in quello che è una tradizione? Sì, questa sera ad esempio potete ascoltare un nuovo brano, un inedito che suoneremo, che si chiama L'Armoni, che significa l'organetto, ed è la storia del nostro gruppo, di come ci siamo conosciuti dal punto di vista dell'organetto, è l'organetto che parla in prima persona. Bellissimo. per noi ed è aperto anche ad altri generi, perché è molto più reggae, molto più funk, rock, new soul, se proprio vogliamo. Anche soul. Sì. Ah, pensate, bellissimo. Dai, vi lascio lo spazio adesso per la musica. 2-3 minuti appunto di Pitegarda, che è il singolo, insomma, la canzone che dà il titolo all'album che abbiamo presentato in questa trasmissione di Caffè Bleu da Saluzzo. Spazio ai Lu Pitagas per Uvernada 2022 su RBE con Pitegarda. Grazie. Recupero solo la... A te. Grazie. Vai. Mamma era me disia, va alle scuole che me viene signorante, ma lo fu gran la prima, di gran patum me donava, me patlava e lo sanguis me grattava, pite garda di var, me bramava magna da ciaslar, non a me disia, va al catechismo e dosano l'udiotipia, ma entra la sacrestia, e sma viraven, cuma in giarint la birnia, pite garda di bar, me bramava magna da ciaslar. Vai Matic, vai a gagnate Lupan, a batte lu gran, su nada per San Damian, in ca in pau me sbignavo le man, pite garda di bar, me bramava magna da ciaslar.
a cercar nonno e mamma andà alla puncia del giorno al bar nos han trobà e sì tamben che ruista pite garda di bar me bramava magna da ciaslar. Grazie a tutti.